Mahon è il capoluogo dell'isola e occupa una posizione di interesse strategico al centro del Mediterraneo. L'isola, infatti, già 3.000 anni fa era stata oggetto di interesse da parte dei Fenici e pare che il nome della capitale derivi da Mahon Barca, fratello di Annibale, che ne occupò durante le guerre puniche. Da una finestra sul mare riusciamo a vedere il porto naturale della città e parte anche delle costruzioni che la rendono caratteristica, tra cui, ad esempio, vediamo il municipio, che è stato costruito nel 1600, e un'antica chiesa, la chiesa del Carmine, che con la cattedrale di Santa Maria è una delle attrazioni più interessanti della città. La leggenda narra che qui nacque la storia d'amore tra Orazio Nelson e Lady Hamilton, ai tempi in cui Minorca era degli inglesi. Noi invece, seduti sulla piazza della chiesa, suscitiamo l'interesse della Guardia Civile, che non ha voluto dimenticarci nemmeno in questa occasione. In auto riattraversiamo l'isola per andare a vedere il Monte Toro, che dall'alto dei suoi 360 metri è il punto di maggiore elevazione dell'isola. C'è una leggenda che riguarda questo monte e la chiesa che vi è stata costruita dai frati nel 1200, quando il monte venne regalato loro dal re di Spagna per ringraziarli del loro aiuto nella lotta contro gli arabi. Un frate vedeva per diverse notti delle luci alzarsi dalla cima del monte. Chiamò i confratelli, decisero di andare a vedere, ma incontrarono un toro selvaggio che si ammansì di fronte alla croce e li portò dove c'era una statua della Madonna che ora è nella chiesa assieme ad altri oggetti sacri, tra cui anche questi arazzi che vediamo affissi alle pareti. Un altro trasferimento in auto ci porta a vedere un altro angolo suggestivo, dove le rocce si affacciano sul mare limpidissimo. Procurandoci una gran soddisfazione. Gente, lo si capisce, lo si capisce da come guarda la gente. Ed arriviamo a Cidadela, l'antica capitale dell'isola, che ha un'architettura araba e spagnola. Infatti, alla metà del 1500 venne occupata dai turchi, che portarono schiavi i 3.000 abitanti sopravvissuti all'occupazione. La città ha delle bellissime chiese, tra cui la chiesa cattedrale, quella di San Francesco, che all'interno conserva degli splendidi altari in stile gotico spagnolo, dei quali possiamo vedere alcuni particolari, con fregi dorati, e un altare con una Madonna che protegge i naviganti. Arriviamo alla piazza centrale, che ha un obelisco a ricordo del terribile episodio dei turchi del 1500, in lontananza il castello, e attorno una serie di negozietti e ristoranti. Eh sì, con tanto di... Amore, un color granata. Granata. Blu granata. È la croce quando c'è. Con tanto di cavallo sei fatto a casa. Che cosa diverso? Sì,
Ci stiamo tutti. Giù le mani. Giù le mani. Non provarci neanche a respirare. E devi schiacciare il bottone. Ecco, ma ci pensate che la canzone tua andava a caccia? Allora vi racconto la famosissima barzelletta. Che luna. È scritto e in mezzo. Ci spostiamo verso uno dei siti archeologici. Si tratta della necropoli di Cala Morello, che risale ai tempi preistorici, datata tra il 1700 e l'800 a.C. Si tratta di un sistema di grotte scavate nella roccia e raggiungibili attraverso un sentiero che si percorre abbastanza agevolmente. Le 14 grotte che compongono questo cimitero sono particolarmente interessanti non solo per l'ubicazione dentro questa falaise di roccia, ma proprio per la loro struttura architettonica, perché hanno una facciata in cui rimangono ancora le antiche decorazioni, colonne, finestre, in un'ambientazione, in una zona di macchia mediterranea, in mezzo a ulivi e piante caratteristiche della zona costiera. Noi però ci spostiamo nuovamente e, finita la visita, andiamo a concludere il nostro soggiorno a Menorca. Andiamo a gustarci delle specialità locali nel mercato del pesce, dove è possibile anche vedere nell'interno l'attività di lavorazione, prendere, se si vogliono, dei pesci freschi e farceli cucinare dai ristoratori che ci sono qua nel mercato, oppure, se preferiamo, scegliere alcune delle cose cucinate che sono messe ed esposte in bella mostra. Ma oltre a noi hanno naturalmente anche e con questo completiamo il nostro viaggio a Menorca. Perfetto,